Il Pisa batte 1-0 il Viareggio alla 27esima giornata di campionato e con il pareggio di Frosinone in Benevento torna al quinto posto in classifica e in piena zona playoff. Andiamo a vedere le poche azioni da gol di questa partita, a cominciare da Carini che sui sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gatto va molto vicino alla rete con questo sinistro ribattuto ancora una volta in calcio d'angolo. Poi una punizione di Gatto al 18esimo, incontra una deviazione e termina di poco alta. Giovinco si beve due avversari, poi prova a mettere la palla in mezzo, è l'occasione più importante del Viareggio, palla alta di Trocar, poi Boucher, un dribbling, un tiro alto. Andiamo a vedere ancora il pallone di Magnaghi parato da Seppe, poi il secondo tempo si apre con questo gol di Gatto che decide l'incontro sul filo del fuorigioco, esce il portiere spiazzato, Gatto si leva la maglia, verrà ammonito ma va ad esultare incredibilmente sotto la tribuna, incontenibile Gatto, la rete che decide l'incontro, grande gioia di Leonardo Davide Gatto. Poi Scappini su questo pallone calciato da Sbraga, palla in mezzo, Scappini di tacco, se la palla fosse entrata chissà che rete sarebbe stata. Poi Boucher, tiro centrale e a questo punto termina la gara con questo risultato, Pisa 1, Viareggio 0, Viareggio invischiato in lotta per non retrocedere, il Pisa nei playoff, grande risultato.